è diventato del... Come potrebbe dire, ci troviamo di nuovo all'inferno e stiamo cazzeggiando con i vampiri. Prima di cominciare abbiamo costruito una protezione sia per dividerci dai vampiri sia per evitare gli attacchi alle spalle. Abbiamo cominciato che lo scontro era già nel vivo. Infatti abbiamo quasi completamente finito la produzione per rigenerazione per l'esistenza al fuoco, perché non può sparare un palo di fuoco e guarda caso non ci fa danno, per fortuna. Fino a noi sono spawnati una ventina e ogni due ci hanno droppato una verga. Ogni tanto dobbiamo chiudere la porta contro noi per dare la possibilità a queste teste di cazzo di manifestarsi in modo da poter rompere il culo senza troppi problemi. Quando avremo finito la pozione per la protezione del fuoco, useremo quella di rigenerazione. Intanto abbiamo trangugiato un'altra pozione per la forza, in modo che un solo colpo o due al massimo sono sufficienti per rompere al culetto questi stronzoni rotanti. Ormai non siamo più protetti dal fuoco, per cui non sarebbe una cattiva idea di utilizzare la pozione di rigenerazione. Però io direi di incominciarla a usare quando si presenteranno un tritomotto di stronzi, perché sembra quasi che quando vi stai così vicino non appaiono, appaiono solamente un tritomotto. Probabilmente sono la loro rigenerazione, la loro fuoriuscita deregolata quando sei in prossimità, non quando sei vicino. Già hai fatto 13 verbi. Mi sa che è molto difficile che arriviamo a 64 verbi, quindi ti conviene allontanarti. Non sarebbe una bella cosa crepare adesso, quindi sì, è anche vero che abbiamo sufficienti cose di rigenerazione, però potresti avere dei buoni se ne vengono troppo. Mi sono diventato la verba? Sì, ecco. Pure media, una verga ogni due. Sarebbe stato un problema se uscivo una verga ogni tre. Cazzo, cosa è comparso come che non stavo in quel punto? Adesso non sono protetti da fuoco, devi allontanarti quando arrivano. Ritengo che sia il momento adatto per usare la spada e per usare la pozione di rigenerazione. Non commento molto perché è uno scontro abbastanza intenso. Non sto volendo pure io, mi sto divertendo come un pazzo. Non vedo l'ora di poter un giorno anch'io raggiungere l'inferno, perché se si fanno queste belle scazzottate potrebbe essere molto divertente giocarci. A me piace molto la FPS, uno scontro così godrei come un porcino. Il fratello purtroppo è più tattico che colpisce, non colpisce a testa bassa, lui
pianifica. E purtroppo pianificare non è una cosa che riesco a fare tutto. Mi pianifica tutto. È un, come si dice, è il classico capriccione. Io invece sono più per la forza di te. Finalmente ti sei deciso. Abbiamo 3 minuti ancora di forza. Più 2 minuti di recitazione. Fammi comprare il più possibile e andiamo. Ok. Vamo ci fare, dai. Sprecato tempo con le pozioni di resistenza a fuoco, veramente ci portavamo tutte pozioni di rigenerazione e un paio di pozioni di forza. Perché stai rompendo? Oh, mica puoi scassare il bocco dei mambo, eh? Ma devi chiudere, guarda quando andiamo livellato. Ah, ho capito, puoi togliere il bocco così magari gli spolano più in fretta. Questa è una soluzione, magari sono proprio i blocchi che impediscono a questi coglioni di uscire più in fretta. Abbiamo meno di un minuto di rigenerazione e questa testa di cazzo non vogliono uscire. Ecco, comunque questo è uno spooner, un colpo di uno spooner. I zombie sa che hanno capito che tieni la rigenerazione e col cazzo escono. Secondo me lo scommetto che non ci hanno un sacco quando la pozione di rigenerazione sarà esaurita. Mi si scommetto 10 euro. E infatti la pozione di rigenerazione sta per finire e tu e stai testa di cazzo. Ora stanno cominciando a uscire all'usa. Io penso che sarebbe il momento adatto per usare la pozione per vedere di notte. Perché mi sa che laggiù, verso infinito e oltre, ci sta qualche gasta in attesa che non vede l'ora di infilarti su per il culo una rinfocata palla. E visto che... Allora, tu mi devi spiegare perché sta pigliando tutta sta terra di inferi. Non vuole mica farti un muro con questa terra perché... Ah, mi pare. No, ma che purtroppo sembra che sta terra se un gas la colpisce esplode prima fuoco. Ah, ma sì, penso la soluzione migliore sia da usare proprio come si chiama? I mattoni degli inferi, che quelli dovrebbero essere resistenti al fuoco. Ma che tu vuoi creare un muro, una difesa, per pararti dalle palle in cuore della casa? Eh sì, però se prende... Ah, ferma! La nozione di forza ormai è finita, siamo gli sgocci. Ok, la guarigione istantanea, mettiti in rigenerazione. No, vedi un po' così. Così almeno notare un lato. Ma sinceramente penso che solamente da questo lato potrebbe colpirti il gas. Quindi il muro dovresti farlo. Perché non lo stai facendo a scala?
piano si non vuole stare. Cioè, ti sembra il momento di metterti a raccogliere la luminite, scusa? A destra c'hai il divampo, a sinistra c'hai la possibilità di essere frocionato di tasca, e tu che fai? Ti metti a prendere la luminite adesso. A volte vorrei sapere tu come cazzo raggiungi. Alla prossima, anche se